Terribile. Allora, siccome volevamo aggiungere altri personaggi, e tra l'altro di alcuni non abbiamo ancora parlato, è vero, ho pensato di chiamare un mio amico disegnatore, nonché sceneggiatore, che si chiama Giuseppe Di Bernardo, e a lui chiederemo di Diabolik, per esempio. Vai. Ciao Giuseppe, bentornato su DJ. Ciao ragazzi. Ciao piacere. Giuseppe. Ciao. Allora, io lo sai, noi siamo un po' fissati con i fumetti, siamo fissati comunque con tutto ciò che tu normalmente fai nella vita, quindi tu essendo un disegnatore e uno che scrive anche storie, e forse qualche curiosità ogni tanto ce la potrai togliere. E abbiamo parlato di tanti personaggi, non abbiamo parlato di Diabolik, perché a me sembra così perfetto, ma anche nella sua storia c'è qualcosa che non torna? Beh, oddio, perfetto, effettivamente per compiere i crimini che compie deve essere quantomeno molto meticoloso. Tra l'altro sono i 50 anni, insomma, di vita di Diabolik, quindi diciamo che è importante anche per questo. Ma infatti, dunque, meticoloso, ci sono degli interrogativi che soprattutto si pongono i lettori. Sì. Ad esempio, che fine fa lo chignon di Eva, ovvero i capelli raccolti sulla testa, quando lei indossa una maschera, per esempio, con una parrucca con i capelli lisci? Miracolosamente, quando viene via la maschera, sotto Eva ha lo chignon, che non le fa il mozzo. Per esempio, poi ci si chiede dove trovi Diabolik tutte le Jaguar che distrugge nei vari episodi. Come fa a comprarle? Certo, è vero. Come le compra? Soprattutto visto che è l'unico che ha la Jaguar a Clerville, com'è che non lo beccano continuamente? Perché c'è al primo semaforo. È un po' come Paperinik, no? Che Paperinik mette praticamente la mascherina, ma è Paperino, cioè lo dovrebbero sapere tutti che è lui, no? Bella questa, però. Questa, Giuseppe, è fantastica, è vero, effettivamente. Quanti avranno la Jaguar lì in quel paese? Non molti, ma poi tutte nere, naturalmente. Comunque, poi, tra l'altro, ci si chiede anche chi costruisce materialmente i rifugi di Diabolik, perché voi sapete che il grande criminale ha delle villette con sotterranee, con strumentazioni estremamente tecnologiche, ma chi le fa? Cioè, tutti i vari muratori che hanno l'elettricista, cioè che fine fanno? Probabilmente una brutta fine. Certo. E soprattutto, dove tiene il pugnale Diabolik? Perché improvvisamente in un episodio il nostro protagonista tira fuori dal niente il pugnale e trafigge il suo avversario di turno. Dove lo ha tenuto fino a quel momento? E soprattutto, quando si siede, si fa del male? No, così mi stavo chiedendo, no? Perché hai pensato male, hai pensato che lo tenessi nel posto sbagliato. Non lo so, mi chiedo, insomma, con quella tuta tutta attillata, esatto, da qualche parte lo dovrà mettere. Esatto. Giuseppe, quando eri piccolo, no? Quando, diciamo, guardavi i cartoni animati, ti ponevi qualche quesito, qual era il tuo preferito da ragazzino? Non so, come mai, diciamo, soprattutto con i cartoni animati giapponesi, non capivo come mai il robottone... Cos'era, Venus dovesse sparare il seno? Era una cosa che non guarda, a molti è piaciuta questa cosa, però, perché la segnalano come uno dei piccoli sogni di bambino, diciamo. Quindi più che altro domande, perché a quell'età, giusto, ti chiedi come mai mamma non spara anche lei. Esatto. Giuseppe, scusa, prima di salutarci, c'è una domanda proprio in diretta, così arrivata da pochi secondi. Noemi ci scrive al 347-342-5220: come fa la maschera di Diabolik a coprire la bocca in modo aderente? Questa è una bellissima domanda. Effettivamente noi la disegniamo come se fosse una bocca aperta, però si vede l'interno, addirittura si vedono i denti. Probabilmente è un tessuto estremamente malleabile, aderente, che copre. Ma diciamo che comunque va detto, per quanto riguarda almeno Diabolik, che è stato realizzato in un'era, insomma, in un'epoca in cui si facevano, diciamo così, c'era un approccio al fumetto più naif, certo, nel senso era più romantico, però ecco, devo dire che poi questi piccoli difetti di fabbricazione sono quelli che danno l'anima al personaggio, certo, e sono quelli che ci fanno veramente affezionare di più, no? E poi non lo dimentichiamo, sono fumetti, quindi se ci sono delle incongruenze, delle cose diverse dalla realtà, è proprio perché non è la realtà. Quindi sospensione dell'incredulità, no? Diciamo in e genere. Quindi questo deve essere. Giuseppe, grazie veramente, grazie di cuore. Un abbraccio forte. Ciao. Ciao. Ciao.